بسم الله الرحمن الرحيم in nome di Allah il clemente e il misericordioso. Cari ascoltatori e telespettatori, il nostro sermone oggi porta il titolo Tolleranza come dottrina e condotta. Ma prima di tutto lode ad Allah che dice nel nobile Corano Allah vi vuol facilitare e non procurarvi disagio. E testimonio che non c'è Dio che Allah è l'unico senza associato e testimonio che il nostro maestro profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero che dice Allah mi ha inviato con la tollerante religione di monoteismo. E va a c'è una lezione di Allah su di lui, sulla sua famiglia, sui suoi compagni e su tutti quelli che le seguono con rettitudine e carità fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha portato un messaggio universale che ha reso la tolleranza e la facilitazione un modo di vita. Nessun imbarazzo in materia di religione, nessun difetto in materia di obbligo, né rigore né sfortuna. Allah, gloria a lui, dice, non ha posto nulla di gravoso nella religione. Il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, disse, la religione dell'Islam è facile e chiunque rende la religione un rigore lo sopraffà. Quindi seguite una vita di mezzo in adorazione, se non potete farlo, fate qualcosa vicino ad esso e dare buone notizie e cercate aiuto di Allah, al mattino e al crepuscolo e in qualche parte della notte. La tolleranza nella religione islamica non è una parola da dire solamente, né uno slogan da sollevare, piuttosto è una dottrina con cui il musulmano vive e la prende come metodo di vita. È anche uno dei principi ordinati da Allah. Gloria a lui in modo che i suoi servitori possano discuterne tra loro e renderla la ragione del suo piacere, del suo perdono e della sua misericordia. Allah, gloria a lui, dice, bordino e passino oltre. Non desiderate che Allah vi perdoni, Allah è perdonatore e misericordioso. Cerchiamo che la tolleranza diventi una condotta della vita. Perché l'Islam richiede l'applicazione della tolleranza in modo pratico, Allah, gloria a lui, esorta i suoi servitori alla tolleranza e al perdono in diversi luoghi dal suo libro nobile. Ad esempio il versetto, non sono certo uguali la cattiva azione e quella buona, respingi quella con qualcosa che sia migliore. Colui dal quale ti divideva l'inimicizia diventerà un amico affettuoso. El profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha implementato questo principio dove ne è stato il miglior esempio per la sua comunità e per tutta l'umanità. Di questo il profeta Muhammad dice, sono solo una misericordia dedicata. La madre dei credenti Aisha, che Allah si compiace di lei, disse, ogni volta che il profeta Muhammad veniva data un'opzione tra due cose, sceglieva sempre quella più semplice, a meno che quest'ultima essere un peccato, quindi era il più lontano da essa. La domanda che ognuno di noi deve porsi onestamente e francamente è, applichiamo questa convinzione nella nostra condotta? La rendiamo un metodo di mantenimento tra noi e tutti gli umani? La tolleranza è un nobile atteggiamento che i musulmani devono applicare in tutte le aree della vita. Citiamo per esempio la tolleranza tra le coppie, la relazione coniugale è una delle relazioni umane più sublime e uno dei segni di Allah. Gloria a lui, Allah mostra che questa relazione si basa su affetto, misericordia e buon mantenimento, dove dice fa parte dei suoi segni di aver creato da voi, per voi, delle spose affinché riposiate presso di loro, ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero dei segni per coloro che riflettono. Comportatevi verso di loro con un modo conveniente, se provate avversione nei loro confronti, può darsi che abbiate avversione per qualcosa in cui Allah ha riposto un grande bene. Allah, gloria a lui, dice anche, esse hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini,
consuetudini, ma gli uomini hanno migliore responsabilità. Allah è potente e saggio. Ciò significa che gli mogli hanno il diritto di essersi trattate con carità da parte dei mariti e devono anche trattare i loro mariti con lo stesso. E il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: il migliore tra voi è colui che si comporta meglio con sua moglie, e io sono colui che si comporta meglio con le mie mogli. Più volte il profeta Muhammad ha elaborato delle raccomandazioni a favore delle donne, dicendo: è vietato che un uomo ferisca sua moglie. Se odia una morale, le piacerà un'altra. Prima di morire, il profeta Muhammad disse: impegnatevi a trattare bene con le donne. La tolleranza quindi deve quindi essere una condotta reciproca tra i due coniugi e una legge umana che organizza la vita. Abu Darda, che Allah si compiaccia di lui, disse a sua moglie: se mi vedi arrabbiato, per favore soddisfami. Se ti vedo arrabbiato, ti soddisfiderà. È una reciprocità umana il cui fondamento è l'equità e tolleranza. Cettiamo un altro esempio, quello della tolleranza verso i vicini. Allah, gloria a lui, dice: adorate Allah e non associategli alcunché, siate buoni con i genitori, i parenti, gli orfani, i poveri e i vicini vostri, parenti e coloro che vi sono estranei, il compagno che vi sta accanto e il viandante che vi è schiavo in vostro possesso. In verità Allah non ama l'insolente e il vanglorioso. Sempre il profeta raccomandava di trattare bene il vicino, dicendo: Gabriele ha continuato a raccomandarmi di trattare bene il vicino fino a quando ho pensato che avrebbe condiviso le mie eredità con lui. E il profeta Muhammad disse anche: chiunque crede in Allah e nell'ultimo giorno deve trattare il suo prossimo in modo gentile. E il profeta Muhammad disse anche ancora: per Allah non crede, per Allah non crede, per Allah non crede. Si diceva: chi è quello, o messaggero di Allah? Disse: quella persona il cui vicino non si sente al sicuro dal suo male. E il profeta Muhammad disse anche in questa materia: con questo riguardo, è il migliore dei compagni con Allah è il migliore per il suo compagno, è il migliore dei vicini con Allah è il migliore per il suo vicino. Non è opportuno che un musulmano passi tranquillamente la notte mentre il suo vicino ha fame. La tolleranza deve diffondersi tra i colleghi o colleghi di lavoro, all'università, a scuola, tra gli altri. Il nobile Corano rafforza anche le relazioni tra tutti gli umani. Allah, gloria a lui, dice: o uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina, e abbiamo fatto di voi nobili popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più lo teme. In verità Allah è sapiente, ben informato. E il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, aveva la moralità più sublime nei confronti di tutti gli umani e i suoi compagni. Si comportava bene con loro, visitava i loro pazienti, faceva donazioni ai loro poveri, saldava i loro debiti e soddisfaceva i loro bisogni e perdonava i loro colpevoli. Allah, gloria a lui, dice: è per misericordia di Allah che sei dolce nei loro confronti. Se fossi stato duro di cuore, si sarebbero allontanati da te. Perdona loro e supplica che siano assolti. Consultati con loro sugli ordini da impartire. Poi, quando hai deciso, abbi fiducia in Allah. Allah ama coloro che confidano in Lui. C'è anche la tolleranza sulle strade e nei mezzi di trasporto. Lì la gente potrebbe essere esposta a certi fastidi che le verrebbero lanciati dall'altri. Tra le persone c'è il crudele e l'impulsivo, e il tollerante, il forte e il debole, colui che resiste e colui che non sopporta. È meglio che rispondiamo a tutti questi tipi con clemenza e tolleranza, e si deve reagire con affetto e cortesia.
Allah, gloria a Lui, dice e serve dei compassionevoli, del compassionevole sono coloro che camminano sulla terra con umiltà e quando gli ignoranti si rivolgono a loro, rispondono pace. Il nostro Muhammad, profeta Muhammad dice anche, oppure disse, il messaggero di Allah, che la pace e la benedizione siano su lui, osservò, non entrerà il paradiso fintanto non entrerai in paradiso fintanto che non affermerai la credenza e non crederai finché non amarci l'un l'altro. Non dovrei indirizzarti verso una cosa che se lo fai favorerà l'amore tra di voi, diffondete il saluto di pace tra di voi. È anche necessario impegnarsi a seguire le regole delle strade e dei trasporti, lasciare luoghi per anziani, persone ammalate, donne, tenendo conto dei sentimenti degli altri e trattandoli con affetto. E il profeta Muhammad disse anche, la dolcezza abilisce tutte le cose, a sua assenza le rende brutte. Nella stessa prospettiva citiamo il fatto di vendere le merci con tolleranza. Questo significa prova di fede, buona attitudine e rettitudine. È grazie a questa tolleranza che conosciamo i veri credenti, che uniamo i cuori e il servo raggiunge la pia gentilezza. Allah, gloria a Lui, dice, non avrete la vera pietà finché non sarete generosi con ciò che più amate. Tutto quello che donate Allah lo conosce, quindi spendere per i poveri e i bisognosi è la prova della nobiltà e della tolleranza dell'anima. E il profeta Muhammad disse anche in questo riguardo, i generosi sono vicini ad Allah, il vicino al paradiso, vicino al paradiso, vicino alla gente e lontani dall'inferno. Si deve anche avere la tolleranza nelle vendite, negli acquisti e nelle scadenze del rimborso dei debiti. E il profeta Muhammad disse, il messaggero di Allah disse anche, possa Allah mostrare misericordia a un uomo che adotta un atteggiamento gentile quando vende, compra e quando chiede il rimborso dei prestiti. Secondo Al-Arbas ibn Sariya, che Allah sia contento di lui, ho venduto una merce al profeta, poi sono andato a chiedere il suo rimborso, mi disse, per Allah ti rimborserò solo in contanti di dirham di ultima qualità, soldi di ogni candore. Mi ha rimborsato così perfettamente, un beduino venne a dire al profeta, rimborsami il prezzo del mio cammello. Il profeta gli chiede un cammello più maturo del suo. Il beduino disse, ma profeta, questo cammello è migliore del mio. Il profeta, pace e benedizione dall'Allah su di lui, rispose, le persone migliori sono le migliori quando rimborsano. E il profeta sollecita tutto ciò che è probabile che raggiunga facilitazione e tolleranza e incarni i sensi della fratellanza umana e dell'armonia tra le persone, come perdonare l'insolente dando loro un periodo di grazia. Il profeta Muhammad disse, chiunque conceda un periodo di grazia e perdoni un insolvente, Allah diffonderà la sua ombra su di lui nell'ultimo giorno. In un altro hadith, il profeta disse, c'era un uomo che prestava prestiti alle persone, disse al suo cameriere, se incontri un uomo insolvente, perdonalo, possa Allah perdonarci. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me che per te. Lodo ad Allah, Signore dell'Universo, affinché la pace e le benedizioni di Allah siano concesse all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni, a tutto ciò che le esegue con carità fino all'ultimo giorno. Quindi, i miei fratelli nell'Islam. Tra i più grandi aspetti della tolleranza vi è la tolleranza verbale, cioè il linguaggio dolce. Allah, gloria a Lui, dice, e di buone parole alle persone e raccomanda ai miei servi di pronunciare la parola migliore. Un buon discorso deve avvenire con tutti gli umani con un modo indipendente dalla differenza nei loro colori, razze e fedi. Ciò indica una buona educazione e una morale sublime.
Si dice che la buona moralità è così facile, una faccia sorridente e una dolce parola. Allah, gloria a lui, ordinò al nostro maestro Mosè di dire una dolce parola al faraone nonostante il suo orgoglio e testardaggine, dicendo: andate al faraone, in verità è ribellato, parlati con dolcezza. Parlateli con dolcezza, forse ricorderà o temerà Allah. Dobbiamo anche astenerci da ogni discorso inutile. Allah, gloria a lui, dice che evitiamo il vanoccolloquio. Dice anche: o credenti, temete Allah e parlate con un modo onesto oppure onestamente. E non vai, hai visto a cosa Allah paragona la buona parola? Essa è come un buon albero, la cui radice è salda e i cui rami sono nel cielo. E il profeta Muhammad dice anche in questo riguardo: a volte il servitore, cioè la gente oppure il servo, pronuncia una parola che incorre nel piacere di Allah senza accorgersene. Quindi si arrampicò in paradiso. A volte il servitore pronuncia una parola che incorre nell'ira di Allah, quindi scivola nell'abisso all'inferno. È necessario astenersi da qualsiasi tipo di indecenza verbale. Il profeta Muhammad disse: un vero credente non è coinvolto nello scherno, e spesso maledendo gli altri oppure nell'indecenza o nell'abuso. La tolleranza quindi è una via di mezzo tra due contrari, rigidità e indifferenza. Entrambi sono estremi, lontano dal metodo moderato dell'Islam, che contiene tipo di tolleranza, facilitazione e flessibilità, che esterminano tutti i formi oppure le forme di estremismo, rigidità, rigore e indifferenza. O Allah, concedici la tolleranza nelle parole, nelle azioni e negli affari, rafforza le nostre relazioni con gli altri, preserva il nostro paese e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.